Silvia Antonelli, l'anima in pace. Un minuto per raccontare il suo punto di vista sul film che la vede protagonista tra gli altri e lei chi è in questo film, Livia. Sì, l'anima in pace di Ciro Formisano. Io interpreto questa ragazza che si chiama Dora, è la protagonista, è una storia dei sobborghi romani, una storia di periferia. Il mio punto di vista è che Ciro Formisano, il regista, è riuscito a raccontare il punto di vista di una donna, una giovane donna, e in un modo molto emozionante, ecco. È un film semplice ed emozionante. Perché dice emozionante? Emozionante perché parla di relazioni umane, riesce ad emozionare. Abbiamo fatto vari giri nei festival, il pubblico è sempre stato entusiasta e si è emozionato molto perché è una storia vera, è riuscito a raccontare veramente una storia molto semplice, vera, una storia di dinamiche familiari. Mia mamma, che viene interpretata da una fantastica Donatella Finocchiaro, è una mamma che prende il posto della figlia, quindi sono delle dinamiche che conosciamo tutti. Chiara, da vedere bene o no questo film? Sì, assolutamente, io concordo, perché c'è molta verità e umanità nel modo in cui Ciro Formisano racconta la storia di questa ragazza, che poi, nonostante appunto una madre che non riesce a essere tale fino in fondo e una serie di vicissitudini, un'infanzia infelice, poi alla fine non si perde d'animo e continua a sperare. Sentiamo il pubblico uscita sala. Dove? Qui lascia qua, non ti stancare. Io non so come fai, dico io. Mi è piaciuto molto. Anche gli attori. Bello. Mi è piaciuto, colpisce molto la parte, diciamo, emozionale. Vale la pena vedere e secondo me lo dovrebbero vedere tutti. Bellissimo, molto interessante, bella trama, bravi tutti. Bellissimo, commovente proprio, attrice bravissima, veramente da lacrime. Veramente è una pagina che coinvolge. Interessante e attuale, bravi gli attori. Bellissimo, bravissimi tutti. E poi ho scoperto che c'è anche un mio amico, l'uomo dell'asciugamano è un mio amico. L'attrice è anche molto brava, molto naturale, molto spontanea, una bella interpretazione. Come vado così? Ma che sei pazza? Non ti fidi? No, ma noi eravamo una famiglia. La famiglia. Caprara, Franzi, Puma. Questa volta cominciamo da Francesco. Brevemente, Puma, Palermo. Vabbè, sì, tutto il bene di questo mondo a Livia Antonelli, perché è veramente un'attrice meravigliosa. La sua interpretazione è potente, ruvida e anche con punte di dolcezza. E il film di Ciro Formisano è bello, è molto bello. È un dramma asciutto, ambientato durante la Roma del lockdown. Da vedere. Franzi, da vedere o no? Sì, da vedere. C'è una frase che mi ha colpito, se non sbaglio è proprio detto dall'attrice protagonista, non è cambiato niente, perché questo film immortala la Roma del primo lockdown, deserta, ed è come se la mettesse a confronto con l'oggi, per far vedere che niente è cambiato. Si diceva forse si migliorerà da lockdown, si peggiorerà, niente è cambiato. È una fotografia del sobborgo di Roma straordinaria, attrice fantastica. Valerio, Caprara, Napoli. Sì, sono tutte attrici e anche attori molto, molto intonati. È una storia, certo, di dura e cupa sopravvivenza quotidiana, di relazioni ambigue, pericolose, ma è risolto con una mano molto ferma, molto sicura, non pietistica, e quindi è un film, direi, molto apprezzabile, anche se qualche soluzione creativa nelle diramazioni collaterali sarebbe stata ancora più gradita. E siamo giunti.